oggi siamo ritornate qui con un nuovissimo vlog. Questo è un vlog veramente particolare perché, ebbene sì, andiamo sul treno e andiamo a Milano, quindi dirette verso Milano. Abbiamo il treno alle 10.05 e dovremmo arrivare verso le 2, quindi tutto ok. E prendiamo la linea veloce perché altrimenti come facciamo? E ora sono sono le 7.47, quindi ora che ne so, ora aspettiamo, poi perché viene il tassista che dopo vedrete che è molto strano, un tassista diverso dal solito e ha anche una macchina diversa dal solito e basta. E poi dirette verso Napoli e basta, perché dobbiamo prendere il treno, andiamo alla stazione, punto. Io ho preparato già il mio zainetto con le borchie, fighissimo, e all'interno abbiamo messo un po' di roba, bella, figa, molto bella. E qui abbiamo anche, indovinate, non ve lo dico. Zulietta, io ti amo, cosa abbiamo dentro il zainetto? No, comunque, guarda, è quella maglione. Allora, Giulia, andatela a vedere l'anno scorso. Ciao, babbo. Allora, Giulia si è vestita in questo modo per partire. L'anno scorso, ti ricordi, chi si ricorda di magichine? Mi ero messa questa così. Vabbè, dai, fai vedere cosa si è messa. Maglione qui sotto. Si è messa questo maglione troppo figo, un pantalone e le superstar. Io invece mi sono... Allora, mi sono messa la camicia a quadri, questi, i pantaloni strappati e le superstar che vi ho fatto vedere la suola, che bella. Aspettate, bellissime. E poi ieri sera mi sono fatta i frisè e poi mi sono legata con delle trecce. Stamattina sono un po' ondati, ma non so come, perché i miei capelli sono lisci e quindi non si può fare niente, quindi niente. E ci vediamo dopo, bye bye. Ragazzi, allora siamo arrivati alla stazione. Che bella cosa. Oddio, sono troppo emozionata. E alla stazione c'è anche Tiger. Si vede? Wow, cioè è fighissimo. Ma tieni un attimo patana. Vlogga un attimo tu. Cioè, sistemare la coda, dai. Non riesco a vloggare con una mano, con la... Vai, dai. Mantengo io. Che figata. Però abbiamo il treno tra un po', tipo, cioè mezz'ora, un'ora, non so quanto, più o meno. Ce l'abbiamo. Ciao. Io sto portando la valigia di Marco e Giulia a Cavoli, babbo, quella mamma e papà a Cavoli e poi mamma quella delle scarpe. Di Giulia, no, di Marco, di Giulia, papà e mamma a Cavoli. Qui è bella. Capiamo che è meglio. Hashtag prima. Milano. Ci siamo ancora lì. Noi siamo qua. Questo. Non c'è ancora il bilancio. E sei, hanno detto. Stava scritto. Di nada, sei in due. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao, Marghe. Dove ciao. Siamo? Dove siamo? Alla stazione di Napoli. Dove andiamo? Dove siamo diretti? Milano Centro. La prima volta sul treno, anche mamma. È la prima volta a Milano. Prima volta a Milano. E anche Giulia. Prima volta sul treno. Tipo 30.000 bagagli per il viaggio. Un peso. Dove stanno? Dove stanno? Uno la, qua. Quella valigia una più piccola. Qua. È piena di tutto. Quella è la valigia.
quasi tutta di mamma, cioè stanno le due scarpe di mamma, un altro poco là dentro. Ma mentre questa è la quindi nostra, la prima volta vostra a Milano, che giorno è oggi? 22 11 2017, 22 novembre 2017. Mamma mia. Sei contenta? Quanto? Giulia, tu sei contenta? Dove sei? Non ti... Andiamo un po' alla stazione. C'è anche Tiger. È altro lago. Va bene, a tra poco. Ragazzi, allora sto aspettando ancora. Ciao a tutti. Ehi, non ti prendi troppe confidenze, mamma è gelosa, mamma è gelosa. Non è vero. Dai. Facciamo vedere il biglietto. Sì. Facciamo vedere il biglietto. Guardate. Questo è il biglietto, guardate. Guardate, si vede? Sì, si vede tutto. Carrozza 6, posti 10A, 10B e 11A e 11B, e, seconda classe, ma molto figo. Va bene, sei contenta? Tanto. Ma che andiamo a fare a Milano? Una cosa molto bella. Cosa bella? Ti piace fare questa cosa? Siete contenti? Sì. Ma questa cosa che andiamo a fare a Milano qui? Grazie anche a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Magic Family number one. Quando Giulia mi ha appannato gli occhiali. Hi boy. Ciao. Ci stiamo annoiando, ora appoggio anche i piedi sulla valigia. Ore sono le ore in questo momento. Voi vedete il video, quando lo vedrete? Qua sono le ore 9:22. Il treno parte alle 10:05, altri 40 minuti. Oh, 40. Vabbè, ci vediamo domani e dopo. Ciao. Ragazzi, siamo diretti verso i binari. Dobbiamo andare. La nostra carrozza è 17, quindi dobbiamo andare. Il binario, scusate. Scusate. Perché stanno questo camion? Ecco, addio, mi sento male. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao. Ragazzi, stiamo per andare, carrozza 6. Oddio. Io mi sento male perché è la mia prima volta e quindi può... Madonna, ragazzi, c'è la gente che si sta lasciando sui treni, noi stiamo partendo per andare. Oddio, tengo una paura che non riusciamo a entrare. Questo è 5, quindi 6 sta là, forse. Sì, può essere. Madonna, ragazzi. Oddio! Ragazzi, stiamo partendo, oddio! Che figo! Giulia! È troppo bello! Cioè, però è strano! Io sento tipo una cosa qua sotto! Però è bellissimo, non lo so! Io mi sono sentito il cielo adesso! Pure io! Sto accendendo il motore! Però sto bene, oddio! Figo! Wow! Bellissimo, ragazzi! Veloce ora. Guardate. Andrea. Oddio, che figata. Ma veramente bellissimo. Oddio, ragazzi, è troppo. Bellissimo. Ragazzi, siamo a Roma Termini, alla stazione di Roma Termini, perché alcune persone devono scendere, mentre noi siamo ancora qui su. C'è anche chi sale. C'è anche chi sale e c'è anche chi scende. Guarda.
Vedi. Che c'è tu? Che hai detto? Hai niente da fare? No, io invece mi sto rilassando. Hai fatto qualche musica lì? Sì ragazzi, ne ho fatto una e mi è scappato, cioè erano tipo le 9 e mi è scappato in musica di non so come, cioè io stavo caricando, cioè stavo salvando in privato, poi l'ho caricato per sbaglio, vabbè. Com'è stata questa esperienza della prima ora di viaggio, la tua prima ora in treno? Giulia, non ti vedo, Giulia. Bella. Che avete fatto? Raccontatemi un po' che avete fatto. Niente, cioè io sono stata un po' col cellulare, così però è rilassata. Che hai guardato? Il tuo canale o qualcun altro? No, è il nostro. E poi ho visto un po' qua ed era stupendo, cioè tipo stavi davanti alle... Bellissimo, cioè, tanto, bello. Che cosa? Dice che la prossima fermata dovrebbe essere a Bologna. Sì. E poi a Milano. E poi l'ultima a Milano e dice anche che è nuvoloso, cioè. Perfetto, vabbè, comunque è bello. Bologna e diciamo così. Ma allora, ma che state andando a fare a Milano? Si può sapere? No, una cosa molto bella, ma che non possiamo ancora dire. Quindi solo che abbiamo dei copioni nello zaino. Quindi fighissimo. E ragazzi, sono contenti, sono rilassatissima. Stasera non ho proprio dormito, quindi penso che una mezz'oretta dopo me la faccio. Non capisco, alza la voce. Invece di farsela sul treno, no, sarà... sul treno me la fa. No, è fatto. Ma no. Vabbè, penso a me perché cosa ti devi fare la voi studiate? È bellissimo perché noi praticamente quando abbiamo fatto i biglietti, in pratica se pensavamo. Un altro, ecco, guarda c'è. Un'altra freccia rossa. Ragazzi, è comodissimo, è stabilissimo. Allora ragazzi, noi all'inizio pensavamo, noi siamo in seconda classe, no? E praticamente pensavamo che erano a due posti, anche se siamo in quattro, no? Quindi due da una parte e due da un'altra. Poi siamo arrivati qua a B11, a B10, no? E tipo ero contentissima. Cioè... Ciao! E tipo ero stracontenta che erano capitati a quattro. Poi sono comodissimi questi banchetti qua, troppo fighi. E poi c'è anche la linea, la wifi. Poi il cestino. E poi qua in mezzo si possono mettere le valigie pure lì sopra. Quindi voi state col pensiero tranquillo che nessuno vi ruba le valigie. Molto bella come cosa. C'è anche il caricabatterie. Sì, è qua. Stanno anche il caricabatterie. Qua, bellissimo. Ragazzi, stiamo partendo però al contrario ora, cioè è stranissimo, ora stiamo andando al contrario, wow, strano, bravo. Stiamo saltando. Oddio, quante frecce rosse ci sono. Bello. Figata. Guardate, cioè. Che sta mangiando? Sta mangiando il panino con la mortadella. Eppure io, guardate, stranamente sto mangiando anche io. Alle 11 del mattino, mi sembra normale? No, però vabbè, a luna non mangerò. Ma quando mai? Se ho fame mangio. Se non ho fame non mangio. Abbiamo anche la coca, proprio un bel pranzetto. Figo, dai. Ora partiamo, ci vediamo dopo. Aspettate. Cioè, qua stanno tutti i binari, però
Viene la parte bella. Cioè, è stranissimo perché tu sei al contrario. Questo è strano. Troppo bello. C'è pure papà. Babbo, mamma, io, Giulia. Siamo ancora a Roma, perché ora siamo partiti. Ci vediamo dopo, ciao. Ce l'abbiamo ancora avanti, un'ora e mezza, andiamo verso Milano e poi basta. Come è stato questo viaggio in natura? Bello, rilassante e figo. Più bello della macchina, sicuro. Sì, sì, però è perché? No, non ti capisco, alza la voce. Perché? Perché le vuoi fare troppe cose parte. Perché lei non voleva giocare con me. Che gioco? Non voleva giocare con la Nintendo, quindi io non farei mai. Io sarei. Dove sta Marghe? Sparita? Marghe? Dove sta? Dai, levati che devo raccontare un fatto. Vai a raccontare il fatto, vai a raccontare. Dai, levati. Dai, dai. Poi io non ci posso. Passata la ragazza. Ci siamo fermati qua, no? È praticamente passata la ragazza. Alza la voce. Non ti sento. Scusa, è passata una ragazza vicino a me. Ma questo è il mio posto, dovrei stare io. Ma camminatene. Poi non era vero perché alla fine è carrozza 5 e noi siamo carrozza 6. Bella, due tutti. Poi tutto ha preso tutto, cosa proprio vicino a me. No, questo è il mio. Oh, bello, ti sparo. E vabbè, comunque nient'altro, basta. Ti ha fatto una figura di cacca. Ma di cacca, ma di così cacca che non avete idea. Vabbè. Si parte. Si parte. Oh, di nuovo, già sono saliti tutti. Si parte, ok. Arrivo previsto. Arrivo previsto alle 14:29. Ora diretti verso Milano. Siamo arrivati a Bologna centro e ora andiamo a Milano centro. Ma non ho capito che andate a fare. Vuol dire prova, che non possiamo dire. Pilota. No, mica è quella è la pubblicità. È la segnale della pubblicità, mica è la pilota. Poi il macchinista. Chi è, ma che state combinando? Che state combinando? Non fate danni. Facciamo solo danni, non fate danni. Calma. Un altro po' d'acqua io voglio, Giulia, guarda. Questa volta ti è che abbiamo commentato hashtag Cosa? Solo danni. Però
guardate quanti copioni, guardate, guardate, ci sono 3000 copioni qui, cioè tantissimi, non guardate cos'è, perché non è bellissima, però... Buongiorno. Buongiorno. Non ho capito. Voglio uscire fuori da... Sono le ore 13:31, tra un'ora arriviamo. Circa un'ora. Voglio uscire fuori dal tunnel. Fuori dal tunnel. Qualcuno è passato e ci ha pestato. Assurdo. Ecco, luce. Ma che tutto bianco? Perché tutto bianco? Stiamo vicino a un palazzo. Una strada. Le mura, le mura ancora. Finalmente sole. Ragazzi, destinazione Milano, siamo arrivati, ora portiamo le valigie, chiamiamo il taxi e ci facciamo portare all'hotel, quindi addio. È stato un viaggio veramente rilassante, veramente figo, veramente bello. È stato figo, è stato figo, ma non è stato rilassante. Molto bello è stato il viaggio, devo dire la verità, sì, mi è piaciuto tanto. È molto figo. Non cadere, guardate, qua ci sono i binari. Allora, siamo arrivati, guardate qui. Milano, si vede, non si vede, sì, che si vede. Milano, Milano. E qua c'è Freccia Rossa, il nostro treno dove siamo andati noi. Ed è stato fighissimo, qua c'è babbo, qua c'è mamma, qua c'è Giulia. Siamo tutti ok. Aiuto, mi fa male troppo il braccio. No, questo, questino, carina. Vabbè. Sì, sì. Arrivati. Siamo arrivati, ragazzi. Mamma. Destinazione Milano è stupendo, cioè non lo so se è stupendo, però comunque il... Come si chiama? Questo coso, la stazione è bella, cioè comunque non è male. Vediamo. Carina, carina. Quindi, andiamo a Milano. Ora voglio vedere anche l'hotel, quindi andiamo a chiamare il taxi. Andiamo!